Ciao amici, mitici, amiche di YouTube, Little Big Workshop, nuova partita, carica, statistiche, opzioni, nuova, nome, fabbrica, chiamo Drums S.P.A. Ok, perfetto. Allora, vediamo se si riesce a giocare anche senza il mouse, perché questi giochi li fanno giocabili da pad, eh? Mirage Game Studio Little Big Workshop. Wow. Movimento, sposta la telecamera. Ok, perfetto. Ci siamo. Apri la barra delle notifiche. Spilla il telefono. Appena aperto un nuovo negozio vicino alla tua fabbrica, dato che sei nuovo da queste parti, pensavo potrebbe aiutarci a vicenda. Che ne dici? Procurati un banco da lavoro e preparati. Potrei avere presto bisogno di te. Accettiamo. Tutorial. Acquista la tua prima postazione di lavoro. L2. Oh, negozio. Postazione di lavoro. Vediamo un attimo. La possiamo mettere, secondo me, qua nell'angolino. Ok. Perfetto. Quadrato. Ordina. No, davvero, arriva col camioncino? Vediamo. Forte. Dai, fighissimo. Guardalo. Un cubo. Il cubo di Rubik. Ha tipo saltellato il camionista. Me la devo montare io. Eh sì, tipo prendeva tac 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 martello e vai. Bella la postazione. Ok, squilliamo, accettiamo. Vedo che è un manco da lavoro. Il mio stock di gnomi da giardino sta per esaurirsi. Puoi realizzarne qualcuno? Assolutamente sì. Ciao Zaneboy. Sto giocando a Little Workshop. Ok. Pianifica progetto. Allora, questa è la modalità pianificazione fondamentale per progettare e organizzare nei minimi dettagli la realizzazione di tutti i tuoi prodotti. Pezzo di legno, gnomo da giardino. I nodi quadrati come questi rappresentano il prodotto parti delle umili asse di legno. I nodi circolari rappresentano operazioni di lavoro e questo è il prodotto finale. Ok, negozio materiale, ok, vai, vediamo, ok, facciamo andare veloce, non sta facendo nulla, no, in realtà non lo so se sta. Allora, passa al pannello progetto, collega postazione di lavoro. Ok, pronto per la produzione. Ah, raggruppa quantità, auto esegui, ok, e infatti no, non lo stavo vedendo che stavo eseguendo. Deve arrivare sempre il furgonciozzo, eh. Vediamo se è lo stesso tipo. Sì, sì, è sempre lui. Dove stai andando? Ah, assegna l'aria. L'aria. Ma posso assegnarlo qui anche?
ho ricevuto. Oh, così lui prende e porta dentro, già che siamo piccolini. Ah, l'altro sta facendo, hai visto? Allora io gli ho detto di consegnare lì, vediamo se lui scarica direttamente lì. Sì, scarica qua, bravissimo. Ho preso 3 pezzi di legno. Ok, te ne puoi andare, amico camionista. No, ce n'è altri. Quanti pezzi di... No, no, 3. È entrato dal retro, eh. Ok, quindi... Prende un pezzo ed è pronto il nano da giardino, eh. Ok, acceleriamo il tempo. Cammina. Ecco il terzo nano da giardino, dai. Bravissimo. Allora, consegniamoli. Il cliente sta ritirando i prodotti. Il camion è in arrivo. Forse è sempre lui. Sì, è sempre lui, bellissimo. Suonato. No, no, è un altro, è un altro. È un altro. Dove vai? Sta ritirando i prodotti. Va benissimo. Ah, li riportiamo noi. Bellissimo. Questi giochi, ragazzi, mi fanno troppo ridere, ma... Bellissimo. Ok, tutti contenti. Lui adesso prenderà il suo bel camiozzo e se ne va. $3.500. Interessante, riepilogo finanziario. Ok, i lavori devono essere pagati dalle prestazioni, beh, chiaro. Va bene. Ah, queste sono le varie aziende. E noi dove siamo? Bassi, bassi, bassi. No, non siamo neanche dentro. Ok, ci sto. Telefonata. Sono sempre io, i vostri nomi sono spettacolari, mi piacerebbe venderne degli altri. Potresti realizzare degli scaffali dove esporli? Assolutamente sì. Piano, pianifica. Ok. Ok. Questo contratto ha requisiti per gli attributi. Ricevuto. Ok, scendiamo al materiale. Ok, collega al banco di lavoro, taglio dritto, collega al banco di lavoro, collega al banco di lavoro, assemblaggio. Aia. Collega tutte le operazioni alla postazione dei lavori, poi passa al pannello per eseguire. Che cos'è che non ho collegato? Ok. Di portare l'altra, bellissimo, dai che mi devi fare l'altro banco di lavoro, perfetto, che è diverso, che è diverso, quindi perfetto, perfetto, esegui. Completa il piano per consulta la lista se hai dei dubbi, soddisfa gli attributi. Ah, ecco qua. Questo qui?
gli attributi. Questo è. Anche questo. Gli attributi, questo qualcosa. Ok. Seleziona. Cos'è che non va? È un casino, eh? Ma quali attributi? Vediamo mica che magari da questo legno. Collega, tutte le operazioni di lavoro, ho capito. Gli attributi, amico mio, c'ho poca roba io. Scegli i materiali, soddisfa gli attributi, collega le postazioni. E cosa sono gli attributi? Attuali 3, va bene, 7. Gli attributi, raga. Allora. Due, sei. E quali sarebbero gli attributi invece che servono? Quattro, otto. Oh, sai che non ci ho capito... Tempo lavoro, logistica e documenti, scaffale 8DM, piano, che cosa vuol dire piano? Allora, processo di produzione, scegli i materiali, attuali 2, 4, 6, 8. Collega, collega, ok, scegliamo l'altro, scegli i materiali, collega, facciamo quell'altro. Ah, ragazzi, non ho capito. No, è svenuto dalla fatica. Ma vai a riposarti. Ma dai. Installando una sala relax. Sì. Oh. Ok.
Ordina. Allora, vediamo un secondino. Chi snack? Ok. Bisogna mettere. Ok. Allora, snack e intanto lei sta facendo un botto di. Ecco qua, allora, vediamo se si sta ripigliando. Ha dovuto costruire anche il tavolo lei. Dai, ripigliati, amico. Allora, effettivamente non ho ben capito qual era la problematica del legname, credo. Assi piccolini, vedi che deve fare le T. Dai, io sto lì a dormire, ma svegliati, che sta facendo tutto lei. Deve ripigliarsi proprio tutta l'energia per. Da come lavora lei? Svenuto. Dai, Marco Drums, tirati su. Oh. Ok. Ah, proprio sta lì a aspettare lei che lavora. Ecco. Scivolato. Dai, che l'asse c'è. Vai a prendere la Marco Drans. Dai, che l'asse c'è. Oh, vedi? Vediamo che fa il cosettino. Oh, vedi che l'ha montato? Ma che bravo. Quello, la mensola, bravo. Attenzione che vi trovate dentro nella porta. Ok, lei ha finito, vai a riposarti un po'. Erano tre, eh? Sì, va che si va a riposare, brava. Che c'è la macchina d'espresso? Fatti un espresso. Oh, che cosa fa? Perché fa quella roba? Forse devo disegnare più aria. Facciamo così. Oh. Cos'è che ha fatto? Cos'è che ha buttato? Consegnabili, consegniamo subito. Andiamo al camioncino. Wow, ragazzi. Altro che Corrieri Espressi. Ok, raga. Grande. Grande. Deve essere a posto per un po'.
ti chiamo se dovrebbe esserci novità. Nel frattempo sto girando un'occhiata al mercato, c'è un sacco di gente da queste parti che ha bisogno di vari tipi di prodotti. Beh, potevi darmi un altro. Oh, ah, ok. Qui trovi il prezzo. Non sembra adatto perché non è altro che un particolare edificio. Questo. Questo. Allora, scegliamo i materiali. La quantità. Ok. Io però, ragazzi, farei un altro no, non posso farlo. Camicino, vediamo se è il camicino lo stesso. No, un altro dai, datemi una mano a scaricare, 7 ne abbiamo bisogno. Io spero di non aver fatto una stupidata lì, eh. Allora, noi abbiamo preso assi di legno e travi, e pezzocci, pezzi belli grossi di legno. Lui cosa sta facendo? Ha già fatto la casetta? Non ci posso credere se ha fatto una casetta. Ah no, ha fatto soltanto lo stemmina sopra. Il problema è che non posso neanche mettere un'altra postazione, dobbiamo solo che velocizzare. Ah, lei ha messo lì il coso, adesso tra un po', quando lui finirà di fare queste cosettine, farà le assi, produrrà le assi. Ah, senza scadenza, Dove va questo qua? Ah, a rimpilzarsi un po'. Ho un po' di... Lei è molto più... Ma sono casette per uccellini. Eh sì, o casette di cane piccoline. Ah, va che sta bevendo. Si sta. Oh mio Dio, che cosa sta? Perché quel coso c'ha tre cosi? Ah no, sì. Due, poi passa un po' di tempo. Guarda che belle le casette, Incredibili. Ispezionato postazione di lavoro. Allora, questo prodotto richiede parecchio tempo per essere completato. Ripara per aumentare l'efficienza. Ok. Quindi. Ok, ripara pianificata. Ah sì, ordina un'altra postazione di assemblaggio. Sì. No, mettiamola qua. Ci stava, la volevo proprio una postazione extra perché sennò la deve montare lei. Ma io volevo sinceramente anche l'altra postazione, Oltre quella. Ah, assumi qualche lavoratore. Oh! Dario Visconti, Sara Clerici, assumi. Allora, un lavoratore. Cazzo, 150 al giorno. Federica Tornagli. Ciao Federica.
Triangolo! Che disastro, i nomi che avevi prodotto per me sono già esauriti, me ne servono altri. A qualsiasi prezzo, allora aumentiamo i prezzi. Apri il menu contratti. Ok. Ah, questo qui è solo uno però, Porca loca. Quantità 6, ha detto. Ok. Ma io non posso comprare un altro postazione. Ok, adesso siamo in tanti però, eh. Ok, accedi al mercato. Ok. Pianifica prodotto. Ok. No, accedi al mercato. Categoria X. Pianifica. Accedi. Realizza dei prodotti che soddisfino questa offerta. Modifica pianificazione, no. Mercato. Beh, penso che si vendano da soli, credo, spero. Ah, il nano da giardino lo può fare solo lei, eh? Ah, aspetta. Massima priorità. È un po' un casinato, nel senso che fa due che do. Ah, beh, quella nuova. Stanno parlando. È che volevo vendere un po' la cuccia, sinceramente. Oh, lei è senza energie, ragazzi. Adesso sviene. Oh, perché sta facendo le bizze sto robo? Ripara. Ok. Ah, ok. È sempre lui che ripara. Perfetto. Oh, vabbè, dopo una riparazione ci va un buon caffè. Vabbè, però va a lavorare l'altra, 150 dollari al giorno. Ok, dai che ci manca l'ultima. Perfetto, consegniamo. Scaricate. Vai, forza, siamo in tre. Ecco, in quattro. Vai, vai, vai. E vai, raga. 2100. Ci sta. Ok, relazioni con i clienti. Perfetto. Ok. Contratti. Ah, vedi che c'era il consegna, quantità. Ok, consegna. E vai. Ok. Certificato. Certificato. E vai.
Perfetto. 18.000 pagato. Ok. Adesso cosa vuole il mercato? Ma che cosa? Ok. Ah, serve questo da 2008 però. Ok, arrivo al tipo per le paperelle di gomma, eh? Diciamo che ho appena preso i soldi e stiamo già spendendo. Allora, pianifica. No, no, dai, dai, dai. Il cassonetto, certo che mettere i cassonetti così posso anche spostarli, penso dopo, eh. Non ce n'avevo già uno di cassonetto, scusa. Vabbè, muoviamolo. Ok, così è meglio. Ah, lo fa così. Ok. Pianifica. No, sei serio? Cioè, sto spendendo un sacco di soldi per fare ste paperelle. Allora, paperelle, e adesso vado a fare anche altro, perché sennò, ragazzi, qua rimaniamo praticamente fregati. Ok. No, davvero, sei serio? L'apposto di verniciatura, ma mi sta fregando un sacco di soldi sto robo. Ma si può per fare le paperelle? Porca loca, devo fare anche assumi. Ok, serio? Non c'ho già abbastanza gente, scusa. Mercato. Sono le sedie. Caspita. Ok.
Per me c'è. Soddisfa gli attributi, c'è qualcosa che non va. Allora, questi lampeggiano. Ma c'è qualcosa? Obiettivi. Allora, 4. Scusami Ciccio, però. Non è che alla fine. Sedile, ci siamo. Come mai ha? Il giallo. Cucito. C'è qualcosa che non va. A prescindere, quando cinque, sette, quattro, 16. Sì, ma a parte quello, la sedia è un casino. Economia, ricerca e sviluppo. Oh, qui che cosa ricerca? Vai di logistica. No, non posso. Allora, ragazzi, è un vero casino, eh? È un vero casino, nel senso che se ne sono 40.000, questi stanno lavorando e basta, questi stanno producendo nulla.
operare di gomma. Ok. Perché non me la stai facendo? Ok. E produciamo sta paperella. Otto paperelle. Oh, senza scadenza. Triangolo. Cioè, vuoi dirmi che siamo qua in quattro e nessuno può andare a prendere le cose? Ok, ha già fatto la paperella. Vediamo com'è la paperella. Ah, l'ha già fatto. Sì. Oh, questa deve bere il caffè. Dai, andate a lavorare qualcun altro, però. C'era dei pelle di plastica. La paperella. Incredibile. Gli ostacoli durante il movimento di operai all'interno della fabbrica. Quali sono? Ah, quelli. Sì, hai ragione. Ho sbagliato a fare la seconda fila di roba qua. Non doveva esserci la seconda. Quante paperelle deve fare? Non lo so, devo vedere quando non c'è niente. Quando le vendo. Non mi sembra che è arrivato il camion. Il mercato. Allora, paperelle di gomma gli piacciono. Questo che cosa sia? Un tavolo? Dai, pianifichiamo il prodotto. Ok. Là. Ma è legno. Allora, questa cosa degli attributi non l'ho capita, ragazzi, veramente. Quella degli attributi che non l'ho capita. Cioè, che cosa mi dice? C'ho due legni di numero. Se uno lo metto così. Non è che ci posso fare tantissimo, ci sta, eh. Ci sta come cosa. Forse così ci siamo.
dai, ma ce l'ho. Ah, ci vuole questo. Sì, ma qua sto spendendo un sacco di soldi. Oh, 7.000, eh. E le paperelle non sono ancora finite da vendere. Cacchio, scivolato. Vai a recuperare la paperella. Muoviti. Accesi al mercato. Ok. Consegna. Sì, assolutamente tutte. Perfetto, 1.000, eh? Però raga, niente di... Ecco che arriva il camion. Oh, i 1.000 se ne vanno. Ok, quindi allora adesso pianifichiamo. No, dai, no, dai. Che cos'è che ha bisogno questo qui? Ma porca loca, raga. Cioè, quanti soldi ha speso? Che è strutturata malissimo così. Anzi, cosa posso? Allora, zone. Vediamo se la posso togliere. Ruota, accetta. Strumento, zone. Io vorrei togliere questa zona. Ah, eccola qua. Ok, così c'è l'altra, perfetto. Perfetto, così va bene. Allora, fammi vedere un secondo qua. Ok, ce la facciamo adesso? Ok, quante ne ho create? Uno, un tavolo. Un tavolo. Ce ne facciamo di un tavolo. Ok, facciamo 10. 8. Allora, vediamo un attimo di non far durare troppo la live. Vediamo un secondo di velocizzare. Vediamo se riusciamo a fare. Piattaforma di carico, ispezione per cambiare il numero di rotole segnate adesso. Vabbè, ma stai tranquillo che tanto stanno scaricando tutti. Quello do, quello si fa caffè. Ok, eccoli qua, bravi. Caspita, va che roba, va che roba. Bisogna mettere un coso, secondo me. Uno di questi. Questi. Infatti, non è che c'è tanto spazio. Qui? No. Qua no. E qua rompere il cavolo. Eh no, non si può. Sa che ci dobbiamo ampliare prima di... Spero di sì, perché sto facendo un sacco di roba adesso. Adesso stanno lavorando per bene, eh. Stiamo andando dentro col lavoro. Ma quello? Col metallo? Eh? Sì. Ma dove cazzo lo butta la roba? L'ha buttata lì. Sì, ma sono sempre tutti senza energia, sti cosi. Si è scaduto. E per forza l'ha lasciata lì, sto scemunito. Ma dove l'ha lasciato? E la lavora ancora. Quello. Sì. Ui. Allora, il portafoglio piange. È il nostro portafoglio, abbiamo speso troppi soldi. Io ho dovuto comprare i banchi di lavoro per poter fare sta roba. Adesso che ce l'abbiamo i banchi possiamo far tutto. Però stanno facendo tutto il tavolo. Vedi? La porta lì, la forgia, vedi? E fa i pezzi, bellissimo. Lui li prende e li smeriglia col flessibile. Adesso appena riusciamo a fare un tavolino intero,
non si può vendere. Eccolo qua che lo sta facendo lui. Vedi che porta il pezzo sotto e poi adesso porta la gamba, credo, e se va a farsi un caffè. Porca miseria. Ok, cediamo al mercato. Questa offerta non sarà ancora disponibile a lungo. Vedi i prodotti relativi a prima scadenza. Consegna, iniziamo a guadagnare qualcosa. Vai. Almeno 600 tipo arriva. Hai preso tavolino, muovi. Ok, 1000 arrivano. Dovrebbero arrivare. Almeno di solito arrivavano. Non mi sembra che sono arrivati però. Forse sono già arrivati, sono già spesi. Sì. Perché devo pagare la gente, il stipendio? Sì. Ok ragazzi, dai, allora nel prossimo video vedrete il da farsi, il vendere tutti questi tavolini. Grazie mille per aver seguito Marco Drums, Little Big. E allora salviamo. Ok. Eccolo qui, e nel prossimo episodio vedrete Little Big Workshop, che continuiamo la Drums SPA, continuiamo ad andare avanti in questa mega ditta incredibile. Ciao ragazzi, mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, su Twitch facciamo delle live ore 21 tutti i giorni, e Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, Discord e altri che non ricordo. Comunque l'importante sono questi qua. Comunque seguirete le live su Twitch e invece i video registrati su YouTube, e metto i link in descrizione. Ciao ragazzi, al prossimo, da Marco Drums e Zane Boy. Ciao, al prossimo episodio di Little Big Workshop. Ciao.